Ciao a tutti! Allora, in questo nuovo tutorial vedremo come realizzare questa calza della Befana grande. Ho fatto il modello piccolo, quindi lo potete vedere nelle info di questo video, e poi questo è il modello grande, che ho fatto allo stesso modo, tranne per quanto riguarda questa parte. Quindi la realizzazione è sempre semplicissima e vi lascio subito alla lista dei materiali. Vi servirà un uncinetto 3,50, un marcapunti, una coda lana e delle forbici. Dopodiché avremo bisogno della lana a vostra scelta, quindi il colore che volete, e della lana bianca. Iniziamo il tutto con un anello magico al cui interno faremo 6 maglie basse. Dopodiché stringiamo l'anello magico e all'interno del prossimo giro andremo a fare un aumento in ognuna delle maglie basse sottostanti, così facendo arriveremo al termine del giro con 12 maglie basse. Nel prossimo giro dovremo andare a lavorare una maglia bassa e un aumento fino al termine del giro per un totale di 18 maglie basse. Se non siete abituati a contare, da questo giro iniziate ad inserire il marcapunti. Terminato il giro, nel prossimo andremo a lavorare due maglie basse e un aumento che ripeteremo fino al termine del giro per un totale di 24 maglie basse. Nel prossimo giro ancora andremo a lavorare tre maglie basse e un aumento che ripeteremo fino al termine del giro per un totale stavolta di 30 maglie basse. Nel prossimo giro ancora andremo a lavorare 4 maglie basse e un aumento che ripeteremo fino al termine del giro per un totale di 36 maglie basse. Terminato anche questo giro, nel prossimo andremo a lavorare 5 maglie basse e un aumento che ripeteremo fino al termine del giro per un totale di 42 maglie basse. Bene, adesso terminato il giro, nei prossimi dobbiamo proseguire con il fare giri di maglie come si presentano. Adesso prima li faccio tutti e poi vi dico infine quanti ne ho fatti. Allora, ho fatto tutti i giri e in totale sono 20 giri, quindi adesso vado a fare una maglia bassissima nella prossima maglia e adesso a questo punto dobbiamo dividere il lavoro in due, quindi facciamo una catenella e siccome sul nostro lavoro abbiamo 42 maglie basse, dobbiamo fare la metà, quindi lavoreremo 21 maglie basse. Lavorate le nostre 21 maglie basse, faremo una catenella, ribaltiamo tutto il nostro lavoro e facciamo una striscia di 21 maglie basse, quindi lavoriamo le 21 maglie basse che abbiamo fatto prima. Terminato il giro faccio una catenella e andrò a lavorare altre 4 strisce così come le abbiamo fatte, quindi facciamo una catenella per iniziare il nuovo giro e ripassiamo tutte le maglie basse. Poi a questo punto faremo una catenella e ritorneremo indietro e lavoreremo di nuovo tutte le 21 maglie basse. Quindi ripetiamo questo procedimento per altre 4 volte. Terminati i nostri 4 giri di maglie come si presentano, quindi abbiamo fatto 4 strisce di maglie come si presentano, adesso ne andremo a lavorare ancora altri 2, quindi faremo altri 2 giri. Terminati anche gli altri due giri, faremo una catenella e adesso inizieremo questo giro con il fare una diminuzione. Quindi in questo modo diminuiamo le prime due maglie. Dopodiché facciamo maglie come si presentano fino ad arrivare alla fine e diminuiamo da questo lato le prime due iniziali, quindi queste due. Quindi sono arrivato alla fine, ho lasciato le ultime due e le vado a diminuire così come ho fatto con le prime due. Adesso dobbiamo fare una catenella, rigiriamo il nostro lavoro e facciamo la stessa cosa, quindi facciamo una diminuzione iniziale. Dopodiché lavoreremo maglie come si presentano, lasceremo le ultime due e le diminuiamo. Ecco qua, sono arrivato alla fine, ho lasciato le ultime due e le vado a diminuire. Dopodiché faremo come sempre una catenella, ribaltiamo il lavoro e ripetiamo questo procedimento ancora per un'altra volta, quindi faremo una diminuzione iniziale. Poi faremo maglie come si presentano, arriveremo a questo punto e diminuiamo le ultime due. Bene, ho diminuito anche le ultime due, quindi faccio una catenella e stavolta invece di diminuirne una all'inizio, ne diminuiamo due. Quindi facciamo due diminuzioni, le diminuzioni iniziali, dopodiché arriveremo a quest'altro lato e lasceremo quattro maglie perché le dovremo diminuire. Quindi diminuiamo, facciamo due diminuzioni anche da questo lato. Fatte le due diminuzioni anche da questo lato, faccio una catenella, ribalto il mio lavoro e riprocedo con lo stesso procedimento. Quindi faccio due diminuzioni iniziali, dopodiché procedo a maglie come si presentano, ne lascerò 4 da questo lato e le vado a diminuire. Diminuite anche le ultime due da questo lato, vado a fare una catenella, rigiro il mio lavoro e stavolta vado a fare una diminuzione all'inizio, dopodiché arrivo a quest'altro lato e diminuisco anche le ultime due. Ecco fatto, dopodiché faccio una catenella, vado a fare una diminuzione iniziale, poi faccio una maglia bassa,
una maglia bassa e una diminuzione a questo punto. Ecco fatto, qui adesso molto semplicemente andremo a fare una catenella e dobbiamo procedere con il ricoprire di maglie basse tutto questo perimetro. Quindi iniziamo e dobbiamo fare molto semplicemente una maglia bassa da questo lato in ogni striscia, vedete? Qui ci sono tutte le strisce che abbiamo fatto e noi faremo una maglia bassa per ogni striscia. Non esaltate nessuna, mi raccomando. E quindi procediamo in questo modo. Ovviamente marcate la prima maglia se non ce la dimentichiamo e dobbiamo procedere con il fare maglie basse fino a questo punto, poi allacciarci qui, fare sempre maglie basse fino a quest'altro lato, ci allacceremo di nuovo qui e arriveremo a fare maglie basse fino al punto iniziale. Ed ecco qua, come potete vedere, ho rivestito tutta la lavorazione con maglie basse. Molto bene, adesso da questo momento in poi non dobbiamo fare null'altro che ripetere, che lavorare le maglie basse come si presentano per molti giri. Quindi adesso, come sempre, prima li faccio e poi vi dico alla fine quanti ne ho fatti. Ed ecco qua, ho finito tutti i miei giri e in totale da questo punto a qui ho fatto 36 giri di maglia come si presentano. Se la volete fare della mia stessa lunghezza, fatela pure, se no potete anche farla un bel po' più lunga così da, farla, da renderla più capiente per i dolci da metterci all'interno. Quindi andremo a chiudere il tutto con una maglia bassissima nella prossima maglia e chiudiamo il lavoro. Allora, adesso con il filato bianco andremo ad avviare una catenella di 37 maglie, quindi poi faremo una catenella aggiuntiva e andremo a lavorare in ogni catenella una maglia bassa. Quindi molto semplicemente riempiamo tutte le catenelle di maglie basse. Allora, una volta che abbiamo lavorato tutte le catenelle con maglie basse, facciamo una catenella e dobbiamo procedere con il lavorare per questo giro e per tutti gli altri a seguire giri di maglie come si presentano, però presi in costa retro, vedete? Le maglie le dobbiamo lavorare in costa retro. Non dobbiamo prendere il primo filo della maglia, ma prenderemo quello dietro, vedete? E proseguiamo con il fare questo fino alla fine, quindi lavoriamo in costra retro fino alla fine. Ed ecco qua, finito il primo giro di lavorazione in costra retro, quindi adesso vado a fare una catenella e semplicemente vado a fare lo stesso procedimento. Vedete? Mi giro e vado a lavorare una maglia bassa in costa retro. Quindi dobbiamo procedere con il fare righe di andata e ritorno lavorando sempre in costa retro. Per sapere quanto lunga dovremo fare questa striscia, prenderemo un metro da sarta e misureremo tutto in tondo la misura della calza, quindi la mia è lunga tutto in tondo 25 cm e quindi la mia riga, questa, la devo lavorare per 25 cm. Ho finalmente finito i miei 25 cm, adesso dobbiamo andare a chiudere a cerchio. Quindi facciamo una catenella, poi rigiriamo. Uniamo le due parti in questo modo e facciamo una maglia bassissima in questo punto. Dopodiché, molto semplicemente, dobbiamo prendere un punto da questa lavorazione e un punto dalla lavorazione retro, vedete? E facciamo una maglia bassissima. Quindi dobbiamo fare maglie bassissime lungo tutto questo lato fino a che non abbiamo chiuso tutte e due le parti insieme. Ed ecco qua, una volta chiusa a cerchio, ovviamente lasceremo un bel po' di filo per la cucitura e quindi adesso passeremo subito al montaggio.